A questo punto dobbiamo portarci in questa superiore, quindi inseriamo il filo così e tiriamo. Ok, a questo punto andiamo ad inserire nel lago un cristallo da 4 mm ed una perlina viola. Portiamo il cristallo e la perlina in fondo alla nostra realizzazione ed andiamo ad inserire l'ago non sulla perlina viola, ma solo nel cristallo e nella perlina viola che avevamo messo in precedenza. Così, quindi la prima perlina, questa qui, la dobbiamo lasciare libera. Prendiamo e tiriamo il nostro filo. Così. Stessa cosa dall'altra parte. Vedete? Stessa cosa per l'ultimo Swarovski. Quindi un altro Swarovski da 4 mm e un'altra Delica viola. Portiamo tutto in fondo al filo, inseriamo l'ago solo nel cristallo Swarovski e nella delica che avevamo inserito, vedete? E tiriamo. Tiriamo bene. Ok, usciamo da questa delica. Allora, noi dobbiamo riportarci di nuovo in questa posizione qui. Quindi riscendiamo nascondendo il filo. Allora, io stavo uscendo da questa delica, questa, quindi mi posiziono direttamente in quella subito sottostante e tiro. Adesso mi posiziono in questa delica trasparente. E tiro. A questo punto vado a posizionarmi non in questa centrale, non in questa subito alla sua destra, ma nella terza delica che incontro. Quindi sto uscendo da questa trasparente. Ed esco, facciamo riferimento con il centro, non la seconda, ma usciamo dalla terza. A questo punto andiamo a creare delle puntine intorno al centro del nostro petalo. Per creare le puntine dobbiamo inserire una delica trasparente, una delica viola e di nuovo una delica trasparente, praticamente come abbiamo fatto per fare questa puntina qui. Stiamo uscendo da questa delica, inseriamo l'ago nella stessa delica da cui usciamo, ma nel verso opposto e in quella subito successiva, perché dobbiamo prepararci per la prossima puntina. E tiro. In questa maniera. A questo punto stiamo uscendo in quella subito vicina. Andiamo ad inserire di nuovo una delica trasparente e una delica viola. Non andremo a inserire un'altra delica trasparente come abbiamo fatto prima, perché noi useremo la delica trasparente che abbiamo appena inserito. Quindi rientreremo nella delica trasparente della puntina precedente. Dopodiché ci inseriremo nella delica viola dalla quale stiamo uscendo con il filo, ma nel verso opposto e in quella successiva. In questa maniera. E tiriamo il filo. Vedete? Sto uscendo da questa delica. Rifacciamo un altro passaggio insieme.
una delica trasparente e solo una delica viola. Quindi praticamente andremo a inserire solo una delica trasparente, una delica viola e una delica trasparente la prima volta. Successivamente andremo a inserire solo una delica trasparente e una viola perché prenderemo la delica trasparente di quella precedente. Quindi adesso ho inserito solo una delica trasparente e una viola. Vado ad inserire l'ago nella delica trasparente. Vedete? Della puntina precedente. Quindi inserisco l'ago in questa, inserisco l'ago anche nella delica viola in cui stiamo uscendo con il filo e in quella successiva. Così. Stavo uscendo da questa e tiro. Sistemiamo sempre queste puntine che tendono sempre a disporsi in maniera sbagliata e continuiamo fino a trovarci in questa maniera, fino a trovarci di nuovo non nella prima, non nella seconda, ma fino ad uscire col lago nella terza. Ok, io mi sono portata con il filo nel punto in cui desideravo, quindi dopo, vi ripeto, dopo aver fatto tutte queste puntine, ricordatevi che l'ultima puntina deve essere sulla terza perlina viola rispetto al centro, che è questo il centro. Quindi fatta l'ultima puntina, portatevi col lago la perlina centrale e ripetete lo stesso passaggio che abbiamo fatto per fare questo tris di Swarovski. Realizzata anche l'altra parte con gli Swarovski, mi riporto nuovamente al di sotto nella nostra creazione, diciamo, centrale e esco nuovamente nella terza delica viola e ricreo le nostre puntine fino a ritornare nella parte opposta. Quindi ricreiamo delle puntine insieme. Questa è la prima puntina di questo lato, quindi dobbiamo inserire una delica trasparente, una delica viola e di nuovo una delica trasparente. Dobbiamo inserire 3 in questo caso perché è la prima puntina che facciamo. Stiamo uscendo da questa delica, rientriamo dalla stessa delica nel verso opposto e in quella successiva. Ok, in questa maniera. E tiro il filo. Adesso che abbiamo fatto la prima, non dobbiamo più inserire 3 delica, ma dobbiamo inserire solo una delica trasparente e una delica viola, perché la terza delica sarà quella che abbiamo messo proprio in precedenza, questa qui. Quindi inseriamo l'ago e rubiamo la delica alla puntina precedente. Lo reinseriamo anche nella delica in cui stiamo uscendo con il filo, che è questa, e in questa dopo. E usciamo. Continuiamo così anche da questa parte. Mi raccomando, usciamo. Questa è la delica centrale. Non da questa, non da questa, ma dalla terza. Lasciamo lo spazio qui in mezzo, perché se noi facessimo le puntine anche qui, poi questa parte risulterebbe un po' acciaccata. Invece dobbiamo lasciare libero appunto questo spazio, non creando niente, lasciando un vuoto in modo tale che queste due parti esterne siano libere.